abbiamo a conclusione con la messa in onda dell'ultimo servizio relativo a un'importante manifestazione culturale durata 3 giorni e tenutasi nella biblioteca antoniana da parte di Dila, da Ischia l'Arte, presieduta da Bruno Mancini. Ogni fine puntata della nostra trasmissione la dedicheremo a un evento positivo, a un evento bello che si è svolto sulla nostra isola o nelle nostre scuole. Dunque una trasmissione che dà voce al popolo, di cui il titolo eloquente, che denuncia, che propone, ma che vi mostra anche le cose belle e positive, che sono tantissime, che si organizzano sulla nostra isola. Mandiamo in onda quindi il servizio relativo alla 3 giorni di cultura che si è tenuto alla biblioteca antoniana organizzato da Dila. Nei giorni scorsi l'associazione culturale Dila da Ischia l'Arte, presieduta da Bruno Mancini, ha presentato nella biblioteca comunale antoniana di Ischia 3 interessantissime serate di incontri culturali inseriti nel programma Il Maggio dei organizzato dall'Antoniana con il patrocinio del Comune di Ischia. Gli eventi hanno visto la partecipazione di importanti esponenti dell'arte e della cultura di livello internazionale. Nella 3 giorni di conferenze e dibattiti sono state anche esposte opere pittoriche di Patrizia Canola, della pittrice e poetessa lettone Liga Saras Lapinka e di Gianfranco Cilento, oltre ad essere presentati i lavori editoriali del giornalista e scrittore Alberto Liguoro, della direttrice della Biblioteca Antoniana Lucia Nicelli e della direttrice della Biblioteca Casa Natense di Roma, Lucia Marchi. Inoltre sono stati proiettati video musicali della tradizione algerina e sono stati esposti ed indossati da Magda abiti tradizionali di varie etnie del Nord Africa. Ma non è tutto, infatti è stata eseguita in anteprima assoluta la versione audiovisiva dei primi 8 minuti della Sinfonia Ischia scritta per Dila dal maestro Roberto Prandin. Ed è stato proiettato il promo Resa dei Conti di Andres Pucina, professore emerito dell'Università di Granata, di cui è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, realizzato nella villa dello scultore e scenografo Mario Ceroli, a cura di Corrado Veneziano e con i contributi degli attori Francesca De Santis, Gennaro Momo, Gabriele Tuccimei e Margherita Vicario. Infine, dall'attore Gennaro Momo, dalla poetessa Clementina Petroni e dal conduttore televisivo Dylan sono state lette poesie di vari autori pubblicate nelle antologie della serie 8 milioni, presentate nelle ultime 4 edizioni del Booking City di Milano, organizzate dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano. Lucia Marchi, poetessa, direttrice della Biblioteca Casa Natense di Roma, ha tra l'altro presentato il suo ultimo libro dal titolo Granelli di Sabbia. È un libro di poesie d'amore, di incanto e di disincanto, perché nella vita esiste l'incanto, ma esiste anche il disincanto, ma il disincanto serve per riprodurre un altro incanto. L'incanto che l'isola di Ischia sicuramente produce, e quindi è giusto, come dice, un connubio per tornare a rivivere l'incanto e ritornare a vivere a Ischia più spesso. L'editoria deve uscire dagli scaffali per promuovere la lettura tra la gente, così come è avvenuto nella 3 giorni organizzata da Dila, ha dichiarato Maria Pia Ciaghi, titolare della casa editrice Il Sextante e direttrice della rivista trimestrale Eudonna. Ritengo, voglio dire, fondamentale un'editoria che si basa sulla, diciamo, sulla dinamicità, sul fatto di uscire dagli scaffali, di parlare alla gente, di promuovere, voglio dire, la lettura dei testi, come è stato fatto esattamente in queste 3 giornate alla Biblioteca Antoniana. Dalila Bukalfa, professoressa algerina, presidente della sede operativa Dila nella città di Blida in Algeria, ci ha parlato dell'organizzazione di un evento culturale che prossimamente si terrà a Milano. Stiamo preparando un evento culturale che si terrà a Milano, al Book City Milano 2019. E il titolo è una novità, che vuol dire che la prima volta rappresenteremo l'Africa al Book City Milano 2019. Il progetto è tutto culturale e porteremo con noi artisti e tanti scrittori, pittori algerini. Dylan, conduttore radiofonico e docente di dizione e comunicazione, si è detto entusiasta per aver preso parte agli incontri organizzati da Dila nell'incantevole isola di Ischia. Ho fatto
piacere partecipare a questa edizione che si inserisce nel maggio dei libri, questa fantastica manifestazione nazionale. Qui ad Istria lo scenario naturale tra l'altro è suggestivo, è bello, è veramente senza parole. E di sicuro continuerò a collaborare con questa associazione, con Bruno e con la cultura in generale. Gli incontri promossi da DIR hanno dato la possibilità alla Biblioteca Antoniana di relazionarsi con importanti realtà della cultura anche a livello internazionale, come ci ha spiegato la direttrice Lucia Annicelli. La Biblioteca Antoniana ha avuto l'occasione di poter dialogare con due figure fondamentali del mondo culturale italiano. Parliamo della direttrice della Biblioteca Casanatense, Lucia Marchi, che in qualche modo si è relazionata con me anche relativamente, diciamo, a quello che è lo sviluppo di una biblioteca comunale come la Biblioteca Antoniana. Abbiamo avuto occasioni di confronto anche relativamente all'andamento della biblioteca, ai progetti che stiamo portando avanti, e sono convinta che rappresenterà diciamo, il primo step per una serie di occasioni successive che ci vedranno coinvolte in un'ottima occasione, diciamo, di condivisione nel tempo. Al contempo però ho avuto l'occasione, grazie all'operazione ampiamente avviata da Bruno Mancini, di poter incontrare anche Maria Pia Ciaghi, un'editrice indipendente. Avevo avuto già occasione, perché lei aveva pubblicato un proprio articolo su Eudonna relativamente alla scoperta del codice massonico qui alla Biblioteca Antoniana, ma devo dire è stato un incontro che mi ha permesso di entrare anche nel merito di quella che è un'attività culturale che lei segue in prima persona. Unica nota negativa, dichiarato Bruno Mancini, organizzatore della manifestazione culturale, è stata la totale ed assoluta mancanza di qualsiasi presenza delle istituzioni amministrative e dell'intera isola d'Ischia. Nessuno dei sei sindaci e nessuno delle numerose decine di consiglieri comunali ha inteso porgere nemmeno il minimo segno di adesione ad un'iniziativa che, questo va detto in maniera forte e chiara, non ha mai ricevuto neppure un solo euro di contributo pubblico. Questo era il servizio relativo all'importante manifestazione culturale durata ben tre giorni e curata da Adila, presieduta da Bruno Mancini, che con passione porta avanti le attività di questa associazione a livello internazionale, perché questa associazione ha vari punti di riferimento in vari paesi africani, europei e in altri continenti. Anche la Biblioteca Antoniana svolge un'attività culturale di iniziative continue, quindi l'invito ai cittadini dell'isola a visitare questa importante biblioteca e a prendere parte alle iniziative che si svolgono al suo interno. Termina qui questa terza e lunghissima puntata della Voce del Popolo. Sono ormai le 22:24, siamo in diretta dalle 21. Voglio ringraziare di vero cuore i ragazzi che sono alla regia, Tommaso Cutellese, Adriano Di Maio, purtroppo l'età avanza e i vuoti di memoria sono sempre più frequenti. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, in modo particolare coloro che ci hanno tenuto compagnia alimentando il dibattito con i loro commenti, e nel darvi appuntamento a martedì prossimo, sempre alle ore 21, sempre su Nuvola TV, sui social network a partire da Facebook e sul canale 688 del digitale terrestre, vi voglio ricordare che la trasmissione che sta terminando andrà in replica tra poco a mezzanotte e domani sera alle ore 21. Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento a martedì prossimo. Buonasera.